Buon pomeriggio amici di Teledown 216, le presenze in Serie A dell'ospite telefonico di oggi, 19 le puntate fino ad oggi del Diavolo e l'Acqua Santa, 11 i risultati utili del Foggia in questo periodo, 5 i punti di distacco dalla zona playoff, 3 le giornate al termine del campionato, 2, 1, partiti! Now! La boutique della carne offre alla clientela carne delle razze italiane più pregiate, come canina marchigiana, romagnola, piemontese, podolica, con bovini allevati nel rispetto della natura. Inoltre offre prodotti pronti a cuocere, di produzione propria, dai secondi di carne più vari, e organizza le vostre feste. Boutique della carne di Chiappinelli Antonio, via Domenico Cirillo 10, Foggia. Antica pizzeria romana da Ignazio, il re della pizza. Potrai gustare la vera pizza al metro, focacce farcite. Prova la specialità come la pizza patanara, friarielli e salsiccia e tante altre prelibatezze. Antica pizzeria romana da Ignazio, il re della pizza. E a Foggia, in via Capozzi 53, di fronte alla chiesa di San Michele. Working SRL, il mondo del monouso per ogni occasione. Articoli per le feste, tutto per la ristorazione. Working SRL è a Foggia in Viale Colombo 195-196. Telefono 0881 66 47 99. Info mail workingsrl@tiscali.it. Cuor di Spiga, panificio, pizzeria, pasticceria, gastronomia, con pranzi da sport e snack bar. Via Vittime Civili 76, Foggia. Chef sommelier professionista Nicola Russo, via Pietro Scrocco 27, Foggia. Telefono 0881 70 86 72. Arnold's Bracinoteca, via Guglielmi 82, Foggia. arnoldsbracinoteca@virgilio.it. Locale autorizzato Sky. Pronti per il 19° appuntamento con il Diavolo e l'Acqua Santa, passo subito a presentarvi gli ospiti di questa puntata, cominciando dall'amico Peppino Baldassarre. Salve. Al suo fianco, nel lato inferno, ma questa volta lo vedrete presto, non è un inferno perché Peppino è acqua santa, lo possiamo anticipare. È in paradiso. È in paradiso e la presenza di Don Luigi Nardella al suo fianco lo testimonia. Benvenuto Don Luigi. Salute a tutti. Andiamo adesso nell'angolo del paradiso dove troviamo, vediamo l'inquadratura, eccoli qui, i nostri ospiti della Sporting Team, inizia dal tecnico Alessandro Sciarappa. Ciao. Dalla calciatrice Maria Rosa Caccavella. Tommaso. Serve il microfono, giustamente. Ecco. Quello lì.
e Tommaso Scisco, portiere dello Sporting Team. Buonasera a tutti. E naturalmente, non ultimo per meriti, ma solamente per questo elenco, Dino La Cecilia, attore del Piccolo Teatro di Foggia. Salve, buon pomeriggio a tutti. Molto peppino in questo saluto, eh? Sì, no, avevo fatto il contrario, perché lui fa così, io faccio perfetto. Così. Rimaniamo sullo sport. Però vedi, oggi il paradiso saluta anche in questo modo. Scusate ragazzi, 3, 2, 1, via. Ecco qua. No, va bene, l'inquadratura se l'è persa, si rifà adesso, dai. Ok, 3, 2, 1, via. Eccoci qua, il paradiso è anche perfetto, questo. La puntata è chiusa, grazie a tutti per averci seguito. No, stavamo scherzando. Iniziamo come al solito con un pizzico di storia, una storia che riguarda soprattutto Peppino Baldassarre, il Foggia degli anni 90. Naturalmente si parla di una partita da lui commentata. Questa volta ho portato una vittoria esterna del Foggia, molto lontano, al nord. No, Trieste, ma ho visto prima il fermo immagine, ho riconosciuto allora, lo stadio di Trieste, il vecchio stadio. Non devo Drezza. Neanche dirtelo allora. E poi 2-0 a dicembre, vincemmo. Uno lo fece Picasso, forse l'altro Porro, non ricordo tanto bene. Allora vediamolo assieme. Vinciamo 2-0 comunque. Porro si fa trovare preciso e puntuale, restituisce palla a Barone, ancora il pallone per Porro, il tiro, gol, il maresciallo Porro ha portato in vantaggio il Foggia, aveva sbagliato un gol fatto a inizio, a fine primo tempo, e adesso è arrivato puntuale sul pallone lanciato da Barone, perché solo Barone poteva lanciare un pallone con le mani quasi al limite del gol. Picasso è solo due! Ambo se il Foggia! Prima di Natale, Picasso ha raddoppiato 43 minuti ed è uscito l'Ambo dopo le quaterne e le cinquine. Peppino. Sì, difatti mi ricordavo Picasso e Porro, Porro e Picasso in ordine comunque. Vinciamo 2-0. Che ricordi di quella trasferta? Una bella trasferta, indubbiamente, una grande vittoria. Foggia che veramente cominciava a candidarsi seriamente, non andando in Serie A, ma arrivare primo in classifica, come in effetti è arrivato primo. Ebbene, un grande Foggia quello di quegli anni lì, è stato anche un grande Foggia quello di domenica contro il Grottaglie. Una sì. Vittoria 5-0 roboante che è andata a vendicare sportivamente parlando la bruttissima per noi che eravamo lì sconfitta del Damuri, sì, di è stato un po' come, Grottaglia. Come Adua. Insomma, il Foggia si è riscattato alla grandissima, sugli scudi va detto un grandissimo Giuseppe Giglio che ha fatto hat-trick, si direbbe in inglese, no? Ha portato via il pallone dopo una tripletta e lo ha fatto firmare a tutti i compagni di squadra come ricordo di questa bellissima partita. Proprio per questa partita Peppino oggi è acqua santa, spiegaci sì, sono, il perché. Ma sono molto contento perché il Foggia ha vinto 5-0, ora direte ma col Grottaglie, lascia stare, perché il Grottaglie si trova a metà tra Sant'Antonio Abate e Trani e con quello abbiamo fatto 0-0, quindi è stata una vittoria molto bella, molto importante. Credo, ma questa è un'opinione non condivisibile, credo strettamente personale, che adesso per vincere di nuovo aspetteremo settembre, però visto il calendario, però ci tenevo a vincere col Grottaglie perché insomma una ventata di ottimismo ricordo, Peppino. Devi andare a giocare a Monopoli, devi ospitare l'Ischia, difficile. Poi devi andare a Pomigliano. Però vediamo cosa ne pensa Don Luigi. Beh, meglio di così. Io penso che oggi non ho parole. Io volevo dire una parola di consolazione a Peppino, ma questa sera non c'è bisogno. È impossibile. Siamo euforici. Sì, 5-0. Noi con 5 gol di scarto, mi pare l'ultima volta abbiamo vinto col Paternò, era un 6-1. 5-0, che io ricordi, fu quello con Lecce, con Padalino in campo però dall'altra parte, nella campionata di Serie A del 93-94, e Cappellini fece la doppietta. Poi l'ultima tripletta è stata quella di Insigne, però era un 5-2 a Lanciano, l'ultimo anno di Zeman a Foggia. Giglio, ecco, dacci qualche numero su Giglio. Giglio allora ha segnato la sua prima tripletta in maglia rossonera e quindi è il 28esimo giocatore ad entrare nella classifica delle triplette, dei triplettisti del Foggia dalle origini fino ai nostri giorni. È arrivato alla sua 17esima marcatura stagionale. Anzi, stagionale sono 18 il gol al termine in Coppa Italia, esatto. Ma in campionato sono 17. Ha sbagliato purtroppo per lui il rigore col Bisceglie, non ha tirato i rigori di Santa Maria Capovetere e quello con il Francavilla, altrimenti
poteva forse, chissà, fare qualche gol in più. Arrivare a 20. Diciamo che a 17 gol è il 55esimo marcatore della storia del Foggia, ex aequo con Bozzi, Sbardellini, Orlando e Lazzotti. Chiaramente Orlando e Sbardellini fanno parte della preistoria, invece Lazzotti e però Bozzi nomi importanti, sono... Bozzi, Lazzotti. Posso fare una domanda, certo, caro Peppino? Qual è il giudizio tuo su Foggia? Io dico, come si controbilancia adesso il giudizio di oggi con tutti i giudizi di quando il Foggia ha perso a Grottaglia? Io dico che oggi il Foggia ha raggiunto un grande risultato, perché io considero la stagione ormai chiusa e finita. Non mi parlate di playoff, perché quei 5 punti in classifica in realtà ne sono 5 e mezzo per lo scontro diretto, e se andiamo a vedere la media inglese siamo 7 punti dietro al Bicelli, tant'è che il Foggia dovrà giocare 2 volte fuori casa e il Bicelli 2 volte in casa, quindi la matematica non è opinione, in media inglese siamo 7 punti sotto, e ripeto, è difficile perché il Foggia potrebbe pareggiare 3 partite o vincerne una e pareggiarne 2, raggiungerebbe il Bicelli sempre sconfitto e non si qualificherebbe, figuriamoci, insomma è molto difficile, né tampoco, ecco, se io fossi un tifoso del Bicelli sarei molto tranquillo, e se fossi un tifoso del Matera eviterei di andare a vincere a Bicelli, cioè dare una mano al Bicelli a portarlo su per non incontrare il Foggia, perché il Foggia è una delle squadre più in forma del momento e potrebbe spaventare il Matera, batterlo forse no, anche se in campionato qui l'ha battuto a Foggia con una partita eroica, lì è andato a pareggiare non con un atto di eroismo ma con una lezione di tattica che è stata qualcosa di fenomenale, e quell'1-1 di Matera che impreziosisce poi tutta quella serie positiva dove rimane sempre la vergogna di Trani e San Antonio Abate. Ma tornando al Foggia di oggi, io devo dire bravo a Di Bari e a Padalino per il lavoro che hanno fatto, perché se noi siamo partiti con 2 giocatori soltanto, Giglio e Agnelli, e a Termoli avevamo solo Giglio, neanche Agnelli, per la Coppa Italia, e la Coppa Italia alla nome duro non va trascurata, perché la Coppa Italia può portare anche grandi soddisfazioni, tant'è che in una serie più sotto il Cerignola sta quasi in finale, anche se la finale poi con la Fermana, col 7° torinese non è facile, però ha vinto 1-0 con il Casale Incontrada, Camponero col Casale Incontrada, che esatto, nel suo girone di eccellenza è 11° in Abruzzo, va detto anche questo, quindi non era questa grande squadra, però il Cerignola ha vinto. E ora dicevo, siamo partiti con 2 giocatori soltanto, adesso ci troviamo con mezza squadra, ma mezza squadra di alto livello, non mezza squadra così. E allora non va distrutto questo lavoro, non va mandato alle ortiche questo campionato. La società deve capire che deve costruire la squadra sulle fondamenta della squadra di quest'anno, anche perché il tronco, la spina dorsale ce l'abbiamo, fra il portiere, lo Iacono, Agnelli e Giglio. Adesso bisogna costruire i rami con degli over di categoria, almeno un paio se non 3, e poi le foglioline con gli under. Ma bisogna saperlo fare, prima di tutto perché gli under bisogna affidarsi a gente che conosce questi ragazzi, ci vogliono dei 95 ovviamente, uno che va in campo, uno che va in panchina, un altro che va in tribuna, deve essere pronto, quindi 3-4 95 ci occorrono. Poi bisogna costruire bene bene la squadra, ma come facciamo senza soldi, senza risorse? Come abbiamo fatto quest'anno? Se quest'anno abbiamo pagato 300.000 euro per dire buongiorno, fateci entrare, l'anno venturo la tassa credo che sia di 41.000 euro, sì, al massimo 50.000, quindi ci sono già 250.000 euro che non devono essere pagati, cioè, e chi ce li ha? Vabbè, non ce li abbiamo neanche quelli, d'accordo. Allora, se dal niente siamo riusciti a costruire mezza squadra, con un altro niente possiamo costruire l'altra mezza squadra e proviamo a vincere il campionato. Poi si dirà, l'Ischia non c'è più. Non ci sarà più Ischia. La Versa Normanna non è che non mi fa dormire la notte, che è ormai retrocessa, quindi molte squadre vorranno vincere per fare l'esame da privatista, 2 anni in uno, no? Perché si va direttamente in C1 se si vince, è vero. Però molte squadre per vincere faranno come il Matera quest'anno, spenderanno e non vinceranno. Il Foggia ha dimostrato di saper fare qualcosa di meglio, cioè come peso specifico il nostro campionato vale molto di più di quello del Matera, anche se il Matera non termina qui il campionato, potrebbe vincere i playoff e quindi, mentre il Gladiator forse ha fatto anche più di quello che doveva e poteva fare. E allora io credo che con l'esperienza che abbiamo maturato quest'anno, perché poi molte partite sono come quella col Grottaglia, come quella col Potenza eccetera, chiaro che poi sono le partite importanti, ma riguardano quelle 4-5 squadre, attenzione Taranto compreso, perché
Il Taranto nel girone di ritorno ha fatto, credo, più punti del Foggia, visto che continua a vincere. Il Taranto è l'unica squadra che può insidiare al Foggia anche quel sesto posto. Cioè arrivare sesto significa essere il primo dei non eletti e quindi hai il dovere poi di ripresentarti alla partenza dell'anno dopo con ambizioni maggiori. Io penso che se la società si mette a tavolino con Di Bari, con Padalino, che perlomeno Di Bari e Padalino... E lo farà in queste ore, lo ha annunciato Padalino. Sì. Allora, Padalino... anziché andare con la lista della spesa, perché che sei capello che vuoi che ti gecca, ma perlomeno può dire quelli che devono rimanere. Certo. E questo a tutte, meglio di Padalino non lo sa nessuno chi deve rimanere. Di Bari poi deve vedere chi deve portare. Ma bisogna farla questa squadra, cioè bisogna comprare l'altra metà del Foggia, perché mezza squadra, grazie però, a Dio, però Peppino, tu ti sei portato molto in avanti nel... Io devo, oddio, guardare avanti, non posso guardare. Fai più. Anche benissimo, perché la programmazione deve iniziare già da questi giorni e fa bene la società a farla iniziare in questo momento, perché l'unico vantaggio che può avere il Foggia rispetto a chi può investire di più l'anno prossimo è quello di poter lavorare su un gruppo già formato e di un certo valore. Però... aspetta, scusa, con un gruppo già formato stai con le pezze al Deretano? Va bene, con le pezze al Deretano hai fatto mezza squadra quest'anno, sicuramente puoi e devi. Tu devi, dunque puoi, fai l'altra mezza squadra. Se la squadra comincia a stare primo, secondo, terzo, gli incassi arrivano. Con gli incassi a dicembre vai a prendere quell'ultimo rinforzo che ti serve per fare la differenza e voli. Hai rafforzato il mio pensiero. Però Peppino, Peppino, ti devo far tornare per un attimo indietro, perché tu hai dato già per impossibili playoff, che a dire il vero sono difficilissimi. Penso al limite dell'impossibile, serie, siamo lì proprio borderline. Non ho mai illuso nessuno, però la matematica andiamo, non ci condanna, però la logica ci condanna. Andiamo a vedere però i numeri, perché abbiamo preparato qualche schermata grafica, credo interessante. Io inizierei dal periodo sì, serie sì, eccola qui. È il pannello che abbiamo già mostrato la scorsa settimana, aggiornato, con 11 giocate, 6 vinte, 5 pareggiate e 0 perse, ben 21 gol fatti e solo 4 subiti, che è un dato... fondamentale, bellissimo, importante. Subiti, il 21 conta fino a un certo punto, perché se io ne faccio 4 a Potenza e 5 al Grottaglie, io ho segnato 2 gol validi per i 3 punti e gli altri per abbellimento di potere, come dicevo Faustacchi, che diceva Leo, che diceva quello, non ti danno niente, non te le puoi mangiare, perché non è l'agnello, non è il maiale, non è la gallina, c'è abbellimento di potere, te ne va anche l'oca. Quindi i gol in più sono soltanto un abbellimento, i gol subiti è importante. E allora perché io devo elogiare Padalino? Io non è che lo elogio perché siamo amici, no, io quando c'è da dir male, allora devo dir male, col Francavilla in casa ce l'ha con la coscienza, lui che non fosse quinto, e col Gladiator fuori non dette quella personalità a quella squadra che due volte in vantaggio, è cresciuto anche lui. Vedi che non è che è difficile, per me sarebbe impossibile dire fai uno schema con la difesa a 3 e il mediano davanti alla difesa, mi bucherebbe, invece... con la difesa, cioè uno schema difficilissimo, non è il 4-4-2 che lo sanno fare anche i bambini, il 3-1 e poi il 4, non è facile in Serie A, figuriamoci in Serie D, che anziché calciatori veri più delle volte ha a che fare che gente che la domenica va a tirare calcio al pallone per divertirsi, sono diventati. Va bene, ma rientriamo nel seminato. È nel seminato, vedi che il lavoro di Padalino è qualcosa di incredibile. Cioè, ha fatto sta difesa a 3, è riuscito a prendere 4 gol soltanto. Vedi che sono numeri molto, molto importanti. Ma un altro dato interessante è l'ultimo, quello lì, lo vediamo in grafica: 2,09. 2,09 è una media da playoff, ma non è una media da promozione. Però è una media altissima. Oltre il 2 è sempre alta la media. Che ti consente, ma 2,09, se c'hai 2,29, 2,30, 2,40, allora lotti per il primo posto. 2,09 è ancora bassa per arrivare primo. Ma vediamo per la successiva. Nei playoff ci stai e ci avanti con 2,09. L'abbiamo chiamata remontada, no? Un po' in spagnolo. Alla 20ª lo svantaggio del Foggia era meno 16, alla 31ª meno 5. 11 punti guadagnati in questo periodo al Biscegli. Vale a dire un punto a partita. Questo matematicamente, se si dovesse mantenere questa media, non consentirebbe al Foggia di recuperare, perché i punti sono 5, le partite che ne rimangono da disputare sono solamente 3. Però dà anche, come dire, quantifica... quella che è stata la rimonta del Foggia in questo periodo. Cioè il Biscegli, tu hai detto prima, i tifosi del Biscegli non dovrebbero essere preoccupati, però guardandola dal di fuori, un minimo, una squadra che perde 16 punti in 11 partite rispetto a una squadra fuori dai playoff, qualche pensiero potrebbe anche farselo venire. Ecco. Ma il vantaggio era talmente grande che potevano permettersi questo e altro, si possono permettere ancora di perderne altri 5, non 4, altri 5 ne possono perdere, vincono sempre loro per lo scontro diretto, quindi credo che devono stare... abbastanza tranquilli. Se poi dobbiamo parlare spagnolo più che la remontata, direi la manita.
La manita al grottaglio, Peppino, sì, affezionato a questo 5-0, ma sta anche l'ultima pagina grafica, che è il calendario delle ultime quattro, dopo la classifica di cui insomma abbiamo tutto sommato già parlato, è la volata playoff. Questa è la classifica, con il Foggia a sesto, 51 punti, ed eccola qui, la volata playoff. Abbiamo messo ancora in mano Spolis, perché alla fine dei conti matematicamente non è ancora ufficialmente nei playoff, però ecco il calendario in maiuscolo: sono le gare che le squadre affronteranno sul campo amico. Il Biscegli deve affrontare domenica il Matera, il CTL Campania sempre in casa e poi il Gladiator in trasferta. Cominciare dal Monospolis, che è il prossimo avversario, che quindi con un pareggio matematicamente c'entrerebbe i playoff. Esatto. Quindi io forse il Monospolis non andrei neanche a rischiare, quindi un bel pareggio andrebbe anche bene, voglio dire. Noi continuiamo la serie positiva, loro si qualificano, perché ci dobbiamo ammazzare? Voglio dire. Prendere cartellini, squalifica. Almeno cercare, ecco, di giocarsela fino alla fine, perché in fondo il Foggia è il Foggia anche in Serie D. Ma diciamo che il Monospolis, quando è venuto a Foggia, c'era una delle migliori squadre abissali, cioè di allora. Ma c'è anche da dire che il Monospolis venne a Foggia nel peggior momento del Foggia. Foggia, che era reduce dalla sconfitta di Grottaglie, dal pareggio interno col Nardò, era reduce da brutti risultati, la sconfitta anche con la Puttolana un po' prima. E venne qui nel peggior momento. Adesso noi andiamo in casa loro nel nostro miglior momento, perché credo che l'altro ieri il Foggia abbia raggiunto il top, non per il 5-0, ma è stata una prestazione che ha coronato un anno di allenamenti, di sacrifici, di lavoro. Bella, bella prestazione, indubbiamente. La differenza, al girone d'andata vincevi per miracolo, dopo tre minuti stavi sotto di un gol, poi facevi il 2-1 verso la fine della partita, e che ci voleva per fare? Invece vai là, dopo pochi minuti vai in vantaggio, poi raddoppi. Mi dispiace, perché Giglio avrebbe potuto fare anche la quarta rete, ma non è stato servito a dovere. Cioè, vuol dire, non sei mai contento? No, se uno fa tripletta e segna l'82esimo il terzo gol, vabbè, ma se uno chiude il primo tempo con tre gol all'attivo e c'ha tutto il tempo per farne il quarto, però non c'è riuscito. Quindi, tornando a vedere la classifica, diciamo, il Foggia merita di stare dove sta, insomma. Ma sì, Don Luigi, cosa ne pensa? Questa volata playoff, qualcosina, no, ce la può ancora riservare? Io penso che ai playoff non arriviamo. Ma la riflessione... Sei scettico anche Don Luigi? Sì, ma la riflessione che io faccio al caro Peppino: quando la squadra va giù, una squadra di giovani, il modo per farle risalire qual è? Se noi, quando la squadra va giù, la diamo in testa, si distrugge. Invece la tesi che ho sempre sostenuto, ho detto: ma questi giovani vanno incoraggiati, vanno sostenuti, e poi vedete che i risultati... Noi dobbiamo essere vedono. Obiettivi. Se io dico che il Foggia c'ha mezza squadra, vuol dire che l'altra metà, sì, ma è quando da il buttare, Foggia perdeva, eh? tu hai detto: cambiate mestiere, sì, non è per voi. Quando giocava male, giocava malissimo. Ma ripeto, adesso tu vai a giocare a Monopoli. Loro sono sempre più forti, però anziché stare anni luce davanti a te, insomma, adesso si è dimezzato il gap. No, ma io rimangono più forti, però non come all'andata. Io quello che voglio sottolineare è che i giocatori sono sempre quelli. Che ieri questi giocatori dovevano cambiare mestiere, oggi questi giocatori sono mezza squadra. Perciò io dico: un po' di fiducia, un po' di ottimismo. Questi giovani vuol dire che hanno la stoffa, hanno qualcosa. Beh, effettivamente, dico, Pepì, che a proposito di questa cosa, quindi... rafforzo la tesi di Peppino, che quindi bisogna ammettere che l'ottimo lavoro di mister Padalini, certo, in questo senso è servito anche a far crescere. Guardiamo gli under, no? È come se uno entra in una scuola, in un'aula di prima elementare a settembre, e il bambino stendo sa fare la O col bicchiere. Poi uno entra nella stessa aula a maggio e vede che lo stesso bambino legge, scrive, dice la poesia, fa qualche i conticini, cioè ha imparato. Proprio negli under del Foggia, adesso, senza fare nomi e cognomi, avremo noi in rosa più di 12, insomma, perché 4 devono giocare, 4 li in panchina, 4 li in tribune, insomma, 12. Almeno 3, 4, 5 di questi sono maturati, ma talmente bene, che possono essere anche loro un punto di partenza per l'anno 21. Gli altri invece tutti via, perché non ti servono a niente. Cioè, il Foggia quest'anno ha utilizzato una trentina di calciatori. È vero che in questa serie positiva ne avrà utilizzati 18 al massimo, però da Digno a De Vivo, eccetera, ne ha utilizzati addirittura 30. Possiamo mai fare lo stesso errore con le esperienze di quest'anno, l'anno 21? Ho detto ieri proprio a Pelusi: 18 giocatori, basta, più qualche altro giovincello da tenere in tribuna se occorre per l'anno. Ma anziché dare 50 lire l'uno a questi qua,
ne dai 100 lire a uno solo, che però è calciatore vero, con la stessa cifra, anziché due, paghi l'incaggio a uno, ma questo uno ti fa qualcosa di buono in campo. Ci vuole tanto, lo so. Non è che dobbiamo chiamare Einstein per fare la squadra. Sì. Va bene, è arrivato il momento di fermarci. Primo blocco pubblicitario, ritorneremo parlando anche con gli amici ospiti in studio. La boutique della carne offre alla clientela carne delle razze italiane più pregiate, come canina marchigiana, romagnola, piemontese, podolica, con bovini allevati nel rispetto della natura. Inoltre offre prodotti pronti a cuocere, di produzione propria, dai secondi di carne più vari, e organizza le vostre feste. Boutique della carne di Chiappinelli Antonio, via Domenico Cirillo 10, Foggia. Working SRL, il mondo del monouso per ogni occasione. Articoli per le feste, tutto per la ristorazione. Working SRL è a Foggia in Viale Colombo 195-196. Telefono 0881 66 47 99. Info mail workingsrl@tiscali.it. Chef sommelier professionista Nicola Russo, via Pietro Scrocco 27, Foggia. Telefono 0881 70 86 72. Spiga, panificio, pizzeria, pasticceria, gastronomia, con pranzi da sport e snack bar. Via Vittime Civili 76, Foggia. Arnold's Bracinoteca, via Guglielmi 82, Foggia. Arnold's Bracinoteca @virgilio.it. Locale autorizzato Sky. Antica pizzeria romana da Ignazio, il re della pizza. Potrai gustare la vera pizza al metro, focacce farcite. Prova la specialità come la pizza patanara, friarielli e salsiccia e tante altre prelibatezze. Antica pizzeria romana da Ignazio, il re della pizza, e a Foggia in via Capozzi 53 di fronte alla chiesa di San Michele. Ero lì nella mia stanza, caro, carissimo, la farfalla si posò sulla mia spalla ed entrò e silenziosa mi raccontò una poesia tuonante come quella di Peppino Baldassarro quando venne il 6 di gennaio, e posandosi sulla mia spalla io la guardai e le dissi: vai farfalla, vai, ma rompi scatola un'altra parte, signor, per cortesia, non mi esce questo pezzo, ma... Come devo fare? Dove siamo? In collegamento con Gigino Capozzella, la saluto. Carissimo Carrello, carissimo, ben ritrovato. Ma cosa stavo facendo? Un attimo che non ci ferma più la testa. Stavo facendo le prove, stavo provando ad immedesimarmi come fanno gli attori quando debbono entrare nel personaggio, quando devono cacciare il loro pathos. Ah, ecco, ha trovato il pathos? Sì, sì, l'ho trovato. È qualcosa che parte dallo sterno, non dall'interno. Ho fatto la battuta. Capozzella, la faccia... Non l'avete capita? Ve la spiego più tardi. La faccia finita. Piuttosto ha seguito la faccenda della chiusura dei teatri. Certo, Carrello. Questa città non va per niente bene. Foggia,
La città nella quale esistono problemi di qualunque genere, ma il più grande di tutti sono loro. Questi delinquenti di teatrandi che pensano di fare i riparci dei comodi loro. Loro che delinguono tutti i giorni e che rovinano la legalità immensa di questa nostra grandissima città. Capisce? Ma che sta dicendo, signor Capozzi? Silenzio, mi faccia parlare, carrello. Non mi interromba, loro. Loro che delinquono tutti i giorni pensano loro di nascondersi dietro la finzione. Ah, ma è finita, mica. È finita, miei cari. Da domani vi facciamo chiudere tutti quanti. Avete capito? Tanto ci abbiamo i politici che fanno cultura. Ancora vi pensate teatrandi da strapazzi? Si calmi, va bene, Capozzella, forse è meglio che chiudiamo questo collegamento. Tornerò a trovarci la prossima settimana. Certo, vi tornerò a trovare nelle vesti di Otello. Vale a dire nero e arrabbiato. In che senso non ho afferrato? Niente, lasciamo perdere. Insomma, ci vediamo alla prossima puntata. Sì, vi tornerò a trovare, se mi invitate io torno. Ma se noi non la invitiamo? Beh, ci torno lo stesso, carrello, come sempre. Ai, quando a dir qual era e cosa tu... È meglio che non vada avanti, che forse... Ciao cari, ci vediamo alla prossima puntata! Ebbene, rientriamo in studio, questa volta parlando dell'UAL, perché c'è un messaggio da parte di Don Luigi, c'è un sì, bel progetto. Quale? Stiamo preparando il pellegrinaggio a Lourdes, e per noi dell'UAL il pellegrinaggio a Lourdes è un momento molto importante, è come andare alle radici, perché noi siamo nati lì, ai piedi della Madonna. E quindi voglio invitare gli sportivi a fare questa esperienza, è un'esperienza straordinaria. Non si tratta solo di fare un pellegrinaggio qualunque, ma di andare con gli ammalati. E vi assicuro che andare a Lourdes con gli ammalati è qualcosa che ti arricchisce, qualcosa che ti tocca il cuore, qualcosa che cambia anche la nostra vita. Perché vedere il mondo della sofferenza si apre il cuore alla solidarietà, a ringraziare il Signore di come stiamo noi, pensando a quelli che stanno molto peggio di noi. Quindi è un'esperienza alla quale io vi invito. Quelli che siete interessati potete passare per la nostra sede dell'UAL lì in via Leofan 239, ma si entra nella strada di via Rosati, e informarsi per quanto riguarda le condizioni e anche il programma. Io vi aspetto. Ebbene, allora dobbiamo tutti quanti, insomma, rivolgerci a Don Luigi per questo importante pellegrinaggio a Lourdes. Mi raccomando, ascoltatelo. Adesso però ci spostiamo al settore paradiso, perché andiamo a parlare con gli amici dello Sporting Team. Vale a dire degli infiltrati in Campania, vi possiamo definire così, no? Perché siete le uniche formazioni, sì, pugliesi, nel maschile e nel femminile, a giocare in un campionato che è tutto formato da squadre napoletane, campane, dell'Irpinia, di quelle zone lì. Da chi incominciamo? Chi è il più emozionato qui? Allora iniziamo da lei, da Maria Rosa Caccavella. No, dai, tranquilla, non c'è bisogno di essere emozionati. Con la femminile, il primo campionato con questa squadra, in un girone campano, come abbiamo detto prima, difficile per le trasferte e per il calore, chiamiamolo così, di certi campi, però la vostra squadra si sta in qualche modo distinguendo. Sì, sì. Come campionato, essendo la prima esperienza, è un po' duro a livello emozionale, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Inoltre ci stiamo togliendo parecchie soddisfazioni, perché essendo comunque una squadra che è nata solo quest'anno, avere 21 punti e essere ottave in classifica comunque ci dà molto, cioè ci gratifica molto. Vedo, se togli la mano, facciamolo vedere in televisione, c'è il numero 10 sulla tua tuta, ma sei il fantasista di questa squadra. No, io gioco in mediana, il 10 era più che altro per lo scorso anno, perché facevamo calcetto e io tenevo molto al numero 10, quindi il mister me l'aveva assegnato, però quest'anno sono il numero 8. Che tipo di squadra si è formata nello Sporting Team? No, è una bella squadra. Le mie compagne sono molto, cioè sono bravissime, sia a livello caratteriale ma pure in campo. Ci sono ovviamente quelle con più esperienza, quelle che hanno un po' meno esperienza, chi come me al primo anno, però
cioè è bellissimo perché alla fine io sto cercando di imparare da un po' tutte, a parte ovviamente dei mister che cioè, ci danno molta cioè ci stanno dando molta carica, poi fiducia, e anche da loro, però dalle mie compagne ho tanto da imparare. Primo anno, no, di calcio a 11, hai fatto già il calcio a 5, sì. Tra l'altro con tante difficoltà perché tu non sei di Sant'Agata, no? Sei no, di... no, sono di Orsara, di esatto, quindi ti devi spostare per seguire gli allenamenti, per sì. fare le partite, tanti sacrifici. Ecco, dove nasce questa passione e cosa ti ha spinto a diventare calciatrice anche non nel tuo paese? Vabbè, io fin da piccola ho sempre amato il calcio, grazie a mio nonno, a mio padre che l'hanno sempre seguito. E quindi mi hanno trasmesso questa passione. Inoltre l'anno scorso ho avuto l'opportunità di conoscere appunto il mister Alessandro, che cioè, ci ha avviate anche grazie allo Sporting Team, al presidente, verso il calcio a 5. Poi vabbè, da lì è nato il progetto anche di calcio a 11 di quest'anno. E diciamo, io sto realizzando un sogno quest'anno perché ho sempre voluto giocare a calcio a priori. Poi vabbè, l'11 è sempre stato appunto il mio sogno. E... hai già fatto qualche gol quest'anno? Sì, ne ho fatto uno. Tra l'altro c'è stato un bellissimo siparietto su quel gol perché abbiamo fatto una scommessa simpatica con i mister. E devo dire che cioè, sono stati fortunati loro, perché sono entrata negli ultimi minuti e sono riuscita a fare questo gol e li ho salvati, diciamo così. Scotta la panchina dello Sporting Team, chiediamola ad Alessandro. Anzi, prima di passare il microfono, dimmi com'è Alessandro Sciarappa come tecnico. No, è un bravissimo mister, cioè vabbè, è il mio primo mister in assoluto. Però... quindi il migliore, ecco. Sì. Almeno sì. No, vabbè, questo però a parte questo, cioè... è duro quando c'è bisogno di esserlo, sì. E inoltre l'ho detto, cioè da fiducia quando c'è bisogno di darla. Cioè, non credo ci siano molti mister così, nonostante ho avuto solo lui. Allora, Alessandro Sciarappa, io ho sentito da lei che è partita una volta dalla panchina. Dopo quello che ha detto, secondo me non deve partire più dalla panchina. No, quella lì è stata l'unica volta che sono stata in panchina. Passiamo il microfono ad Alessandro. Cosa rispondiamo? Sì, è l'unica panchina, perché in fondo quella domenica a Nocera, dove fece un gran gol, tra l'altro applicammo anche una sorta di turnover, come comunque facciamo in parecchie gare, anche perché è giusto dar spazio più o meno a tutte. Essendo un primo anno, tutte le ragazze stanno crescendo. Abbiamo molte ragazze di 14-15 anni addirittura, che si stanno avviando adesso. Lei forse è una delle più grandi, ha 22-23 anni. Qual è il bilancio di questa stagione? Beh, il bilancio è positivo. Il bilancio è positivo perché comunque il primo anno, io come ho detto già in un'altra occasione, noi abbracciamo 15-16 paesi e li raggruppiamo tutti in un unico paese. È una rappresentativa dei Monti d'Auro. Praticamente sì, praticamente sì. Noi abbracciamo Manfredonia, San Severo, Orsara, Deliceto, Castelluccio, poi andiamo in Irpinia, quindi abbracciamo davvero un sacco di paesi, e con tutte le difficoltà del caso, perché anche solo per fare degli allenamenti, insomma, non è mai semplice. Però le ragazze si stanno ben comportando, e come primo anno, per usare un'espressione cara a Peppino, siamo nel lato sinistro della classifica. E non è male. E non è male. Settore anche giovanile, oltre al sì. femminile e maschile, di quale sì. vuoi parlare per prima? Ma io parlo più dei settori giovanili. Esatto, perché ecco, poi sì. con la maschile parleremo con sì. Tommaso, che è nel portiere. Sì, sì, i settori giovanili ci stanno dando grandissime soddisfazioni. Noi con i giovanissimi ci siamo appena qualificati alla seconda fase, che è quella, se possiamo definirla, no? Ultra provinciale, diciamo così. Regionale, ecco. Sì, siamo sempre comunque ancora nella provincia di Avellino, però ci spostiamo ovviamente anche in altre zone, finché poi non arriveremo, se insomma saremo bravi,
alla fase regionale, dove si affronteranno anche le altre province, quindi andremo nel napoletano, nel salernitano, eccetera. Con gli esordienti abbiamo concluso una buona stagione, non ci siamo qualificati alla fase successiva, però insomma sono gli esordienti, fondamentalmente più che altro è un campionato per avviare questi ragazzi, è una fase educativa, bravissimo, sì. Quindi non ci possiamo assolutamente ritenere soddisfatti del lavoro che si sta facendo. Se invece passiamo il microfono a Tommaso Scisco, vi dico che questo signorino qui ha parato 4 rigori su 4 in questa stagione, o sbaglio? No, dici bene, diciamo che sono stati 4 rigori, chiaramente. No, con tutta l'intenzione di fare gol, no, però 2 sono stati respinti e poi ribattuti in rete dagli attaccanti, però altri 2 invece hanno salvato il risultato. Senti, lo Sporting Accadia, no? Sì. La squadra maschile, è seconda in classifica, a soli 3 punti dalla capolista, che è il Bisaccia, se non vado errato. Bisaccia. E insomma, c'è la seria possibilità di fare il colpaccio pugliese in terra campana. Certo, noi ce la metteremo tutta. Siamo, come detto, 3 punti dal Bisaccia, con il quale abbiamo già vinto il primo scontro diretto in casa. Mancano ancora 7 partite, dobbiamo affrontare la terza in classifica, poi il Bisaccia. Quindi ce la stiamo mettendo tutta per arrivare poi al primo posto, anche perché solo la prima sale di categoria e quindi noi vogliamo salire direttamente. Sicuramente una stagione importante. A proposito, notizie di Romano Palatella, del mister? Sta bene, vi saluta. Diciamo, perché l'altra volta che ci sono venuti a trovare c'è stato un passaggio poco chiaro. Sta benissimo. Sì, è benissimo, è contentissimo, sta benissimo. Va bene, ringraziamo gli amici dello Sporting Team, Accadia e Sant'Agata, in bocca al lupo soprattutto alla maschile, grazie, perché ha la seria possibilità di essere promossa, e speriamo che anche la femminile, in bocca al lupo anche a voi, possa riuscire a portare a casa un bel risultato per la provincia di Foggia. Ma prima di andare a fare la nostra consueta chiamata con l'ospite telefonico del passato, io darei un attimo la palla, questa volta Spicchi Arancione, del basket a Peppino, perché questa è una settimana importantissima per il basket foggiano, perché la Diamond in casa sabato 20 alle 18:30, o sbaglio, Peppino, affronterà Ostuni. Quindi tutti quanti, in caso di vittoria, foggiani, matematicamente si qualifica almeno al secondo posto, quindi passa alla fase finale, alla finalissima, per decidere chi verrà promosso. Ha vinto a Taranto e il San Severo ha battuto il Martina, che adesso è 4 punti sotto, e poi il Foggia dovrà andare a Martina, ma lo Ostuni è 2 punti sotto. Foggia e San Severo quota 12, Ostuni 10, Martina 8. Poi Vieste e Santa Rita Taranto ormai non fanno testo, sono già eliminate in pratica. L'Ostuni ha battuto il Vieste, quindi è ancora in corsa. Quindi una gara importantissima che può significare qualcosa per la città di Foggia, per il basket foggiano, che può tornare a fare un gradino in alto. Se a salire un gradino. Vale il discorso che la quarta è ripescata, allora vincendo sabato è fatta. Però è chiaro che si parla di vincere sul campo prima. Di vincere sul campo, e quindi il problema è che dall'altra parte adesso non si sa come va a finire, perché il Manfredonia ha perso, il Cerignola ha vinto, il Cerignola ha raggiunto il Manfredonia. Io adesso non conosco il regolamento, ormai sono parecchi i regolamenti che non conosco. Io ho fatto costruire una figuraccia con l'allenatore del Grottaglio, diceva: tu devi fare sempre i play-out. Dice: no, se arrivo 9 punti dietro al Campania non si fa. Ecco, lì non so se vale sempre lo scontro diretto del campionato, dove il Manfredoni ha fatto 4-0 con il Cerignola, ma in questo momento sono pari punti, e quindi acchiappare il Cerignola in finale è più difficile che col Manfredoni. Sono due grandi squadre, ma il Cerignola è fortissimo, francamente, quindi vedremo. Intanto dobbiamo ricordiamo che c'è lo scontro tra la prima di un girone e la seconda dell'altro. E la perdente ancora possono affrontarsi. Si disputano sul campo una promozione, perché la finale terza e quarto posto, diciamo così, vale ancora un posto in promozione, però dicono che poi la quarta viene sempre ripescata. Ma è un discorso successivo. Poi può darsi pure quando il Foggia perse con l'Ancona, diceva: tanto vi ripescano. L'unico anno che non fu ripescato nessuno era quando il Foggia non avevamo dubbi, quindi e allora è meglio sul campo. Ma non puoi fare adesso il ragionamento: gioco col Cerignola, gioco col Manfredoni. Io devo giocare con lo Studio e devo vincere, poi dopo si pensa al resto. Va bene, allora segnatelo sul calendario, mi raccomando, ore 18:30. La vigilia del Natale di Roma, il 20 aprile. Alle 18:30 al Palazzetto Russo, la Diamond affronta lo Ostuni e si gioca la possibilità di
essere promossa. Quindi tutti quanti lì a tifare per la Diamond. Noi ci fermiamo nuovamente, torneremo con una chiamata interessantissima, con un campione del Foggia del passato, ma non solo del Foggia, anche della nazionale italiana e soprattutto del Milan. Antica pizzeria romana da Ignazio, il re della pizza. Potrai gustare la vera pizza al metro, focacce farcite. Prova la specialità come la pizza patanara, friarielli e salsiccia e tante altre prelibatezze. Antica pizzeria romana da Ignazio, il re della pizza. E a Foggia, in via Capozzi 53, di fronte alla chiesa di San Michele. Working SRL, il mondo del monouso per ogni occasione. Articoli per le feste, tutto per la ristorazione. Working SRL è a Foggia in Viale Colombo 195-196. Telefono 0881 66 47 99. Info mail workingsrl@tiscali.it. La boutique della carne offre alla clientela carne delle razze italiane più pregiate, come canina marchigiana, romagnola, piemontese, podolica, con bovini allevati nel rispetto della natura. Inoltre offre prodotti pronti a cuocere, di produzione propria, dai secondi di carne più vari, e organizza le vostre feste. Boutique della carne di Chiappinelli Antonio, via Domenico Cirillo 10, Foggia. Piano Ristorante, chef sommelier professionista Nicola Russo, via Pietro Scrocco 27, Foggia. Telefono 0881 70 86 72. Panificio, pizzeria, pasticceria, gastronomia, con pranzi da sport e snack bar. Via Vittime Civili 76, Foggia. Arnold's Bracinoteca, via Guglielmi 82, Foggia. Arnold's Bracinoteca, @virgilio.it. Locale autorizzato Sky. Dall'abbraccio nazionale a Vittorio Nocera del 65 fino alla promozione in Serie A con la maglia del Foggia, passando per la vittoria del campionato europeo del 68 e per l'esclusione sgradita di Valcareggi di Messico 70. Il rossonero e l'azzurro sono stati da sempre i colori più amati di Giovanni Lodetti, un tipo avvezzo alla fatica, filaspalla di Gianni Rivera nel Milan degli anni 60 e poi cursore del Foggia che riconquistò la Serie A nel 75-76. Già, quando dalle nostre parti arrivavano i campioni, quelli che scrivevano pagine indelebili del calcio mondiale, Domenghini, Rognoni, Scala e tra questi anche Lodetti. Due scudetti, una Coppa Italia, due coppe dei campioni, un intercontinentale, una coppa delle coppe e il campionato europeo. Un palmarès da fare invidia a chiunque per due anni incastonato nel cuore di Foggia, in un appartamento sopra il mercato Rosati, con tanti saluti al sonno la mattina presto, interrotto dal vociare della via in fermento. Lodetti conquistò con la maglia del Foggia una storica promozione in Serie A, difficile proprio per questo, forse ancora più bella, anche se vissuta in tribuna con la gamba malandata mentre Turella dava una testata da Serie A e il pubblico dello Zaccheria ringhiava come San Siro.
Signore e signori, tifosi del Foggia, abbiamo in linea Giovanni Lodetti. Buonasera Giovanni, come stai? Buonasera Domenico, bene, bene, sempre un piacere sentirvi. Allora, iniziamo dal ricordo che hai di Foggia, Giovanni. Ma il ricordo di Foggia è bellissimo, anche perché io sono stato 2 anni e mezzo quasi e mi sono trovato splendidamente, anche perché poi c'è stato che il primo anno sono arrivato a novembre, però l'anno successivo abbiamo centrato la promozione, dunque è stato un anno decisamente molto, molto bello, entusiasmante, ma poi mi ricordo tantissime cose, sono venuto poi per tanti anni giù al mare, a Peschici, la gente meravigliosa, dunque tutto, tutto bene, la squadra era una bella squadra, ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire e siamo venuti su e dunque può essere solo, diciamo così, un momento positivo. Allora, nel servizio io ho detto all'inizio dal abbraccio nazionale a Vittorio Nocera, perché in quella partita contro il Galles 4-1 era il maggio primo maggio del 65 a Firenze, Nocera ha segnato il suo primo e unico gol, il compianto Nocera, con la maglia azzurra, mentre Lodetti nella stessa partita ne ha fatti 2. Esatto, con il Galles 2 gol, ma più che altro era presente Oronzo Pugliese, che era stato allenatore del Foggia, che aveva tenuto per tanti anni Nocera, e mi ricordo che è venuto vicino e mi ha detto: "Oi, mi raccomando Giovanni, aiutalo, perché siamo tutti fratelli d'Italia, eh?" Dunque è stato un bellissimo messaggio e naturalmente poi dopo l'ho trovato Nocera quando sono venuto giù, che era ancora in grande forma, siamo stati bene insieme, dunque è stato veramente molto bello, e quella giornata in modo particolare, perché abbiamo vinto 4-1 e tutti e due siamo andati in gol e abbiamo fatto ottime cose, ecco. Ma di quel gol di Nocera che ti ricordi, magari una parola detta da Vittorio o qualcosina nell'esultanza, qual è il ricordo che hai? No, che mi ricordi che abbia detto qualcosa non lo so, soltanto che era talmente gioioso quando ha fatto gol, che l'abbiamo abbracciato tutti, però che abbia detto qualcosa, che abbia sentito qualcosa, era molto contento in ogni caso, perché non era neanche facile che un giocatore del Foggia oppure del Bari in quel periodo riuscisse ad andare in nazionale e anche a fare gol, dunque era soprattutto per lui una emozione e una cosa molto, molto bella, dunque la gioia è stata grande, ecco. Ecco, io ho studiato, Giovanni, un po' su di te, no? Tu abitavi a Foggia, in una parte della città che ti dava un po' di problemi la mattina. Via Pietro Scrocco. Ti dava qualche problema la mattina, no? Mi dava qualche problema al mattino, però era talmente bello sentirli, perché lì nella via, intermezzo a Pietro Scocco, che va dalla parte di là, c'è il mercato tutti i giorni. Dunque alle 4 incominciavano a mettere giù la roba e qualche volta si sentiva, però era talmente bello che quando scendevo, che avevo un'oretta, andavo sempre a visitarlo, perché c'era tanta roba, tante cose buone, ma non mi ha dato assolutamente fastidio, anzi era, diciamo così, una caratteristica che a Milano non abbiamo, ma solo in qualche reparto, e invece lì tutto l'anno, ma era molto bello. Senti, di quel Foggia-Novara, che la partita a promozione, tu non c'eri, no, perché eri in tribuna per via di un brutto infortunio rimediato contro il Catanzaro, se non sbaglio. Sì, esatto. Ecco, però che ricordo hai di quella partita che valse la promozione per il Foggia? Ricordiamolo, 1-0 gol di Turella e grande parata di Memo nel finale. Che ricordo hai? Ma un ricordo che io ero in tribuna e c'era tantissima gente che effettivamente mi voleva bene e che avevano fatto tante cose nei miei confronti, dandomi, diciamo così, anche tanti meriti, perché in quella formazione devo dire che è stato un anno per me straordinario, perché giocai sempre, meno l'ultima, quella con il Novara, e feci anche un campionato ottimo, dunque la gente era contenta e insomma tante belle cose, tante parole. E la paura di non riuscire a vincere quella partita, che sarebbe stata la matematica per andare in Serie A, invece ce l'abbiamo fatta, proprio come dici tu, per quella grande parata di Memo, e soprattutto noi avevamo questo giocatore qua che sembrava un giocatore normale, ma vedeva la porta talmente larga che faceva sempre gol, che era Turella. Senti, se ti dico invece, esulando dal discorso a Foggia, se ti dico il soprannome di Ceramica... No, ma
Leonardo non è un soprannome, è un episodio che mi è capitato proprio dopo che sono venuto via da voi. Ho fatto 2 anni a Novara, ma alla fine giocavo poco, la gente, i ragazzi non mi conoscevano, e andai in un parco a giocare e non volevo però farmi conoscere, volevo essere accettato per uno di loro, e così è stato. Per un po' di anni ho giocato un po' sotto falso nome, chiamandomi Ceramica, perché avevo un giubbotto con quella scritta, e quando mi hanno chiesto il nome dissi che il mio era quello, ecco, tutto lì. Però è stato splendido, perché sono tornato indietro di un bel 30 anni ed ero diventato ancora il ragazzo dell'oratorio, e questo è molto bello. Senti, la tua esperienza anche in nazionale, no? Agrodolce la possiamo definire, perché nel 68 hai vinto il campionato europeo proprio qui a Roma. Invece poi nel 70 ci fu quella sgradita, chiamiamola così, esclusione di Valcareggi, che non ti permise di volare in Messico. No, ero già là, no, sono stato là 10 giorni. Eh sì, scusami, è vero, è vero. Esatto, l'unica roba è che quando ero là ero di troppo alla fine e sono stato rispedito indietro in maniera non giusta e credo anche con poca sensibilità, anche perché erano arrivati 2 giocatori di cui uno ha sempre giocato ed è stato anche determinante, che era Boninsegna, l'altro invece è un mio compagno di squadra, che era Prati, che non stava bene. Però la storia è lunga, poi piano piano sono passati più di 40 anni e si vengono a sapere tante cose, non è stato solo lui, ma c'è stato Mandelli, c'è stato il Milan, c'è stato insomma, c'era un accordo in cui io dovevo tornare, ecco, tutto qua. Prima di cedere la parola a Peppino Baldassarre, che Foggia era quello, Giovanni? Perché era un periodo dove venivano tanti campioni in rosso-nero, Scala, Domenghini, lo stesso Lodetti, magari Rognoni, era un Foggia anche appetibile dai campioni. Bergamaschi. Ma io credo che era l'ambiente che portava, diciamo così, i giocatori a venire tranquillamente a giocare a Foggia, perché aveva una tradizione e la squadra era sempre comunque impostata per divertire. Anche la nostra, che non era fatto di fenomeni, ma era una squadra compatta, una squadra giusta. Mi ricordo anche Pirazzini, che era molto forte indietro, che era uno di quelli che ci sarebbe stato bene anche adesso in un campionato di Serie A come questo, ma anche al Milan, perché parlava, perché dirigeva bene, perché era veramente un grande giocatore. E non solo lui. Dunque c'era un'atmosfera giusta, e attraverso questo l'ambiente ti aiutava e siamo riusciti a centrare quella promozione. Però ci sono tanti ricordi, per esempio uno molto bello è quello che eravamo fuori di solito a fare il riscaldamento fuori dallo stadio e tutti lì belli tranquilli, e noi vedevamo che almeno 100-200 persone si avvicinavano all'ingresso, riuscivano a spostare chi era lì i biglietti ed entravano, perché al lunedì si leggeva che c'erano magari, non so, 20.000 persone, di cui 4-5.000 paganti, e tanti entravano gratis. Però era bello anche tutto questo, era divertente, dunque era un ambiente sano, bello, divertente. Allora Giovanni, ti lascio parlare con Peppino Baldassarre, che è giornalista e medico sportivo, ma soprattutto storico del Foggia. Buonasera Lodetti. Buonasera, buonasera. Anzi, più che Giovanni direi Zvani! Così lo chiamava Del Neri quando gli chiamava palla in allenamento. Zvani, Zvani! E quindi... Sì, ho avuto modo di sentire pochi giorni fa, Luigi. Del Neri. Allora io dico, ti dico subito questo, ma non per adularti. Spesso ti vedo in TV. Io seguo solo il Foggia. Se fanno Real Madrid Barcellona io cambio canale, non mi interessano le partite degli altri, così come mi interessa poco sapere del Milan, dell'Inter, quello. Però quando c'è Lodetti io rimango lì, perché già vedere il volto di Lodetti mi diciamo arricchisce il cuore di gioia, perché penso appunto a quel campionato del 76 vinto, ma anche l'anno prima. Poi tornerò a parlare di Lodetti a Foggia. Voglio dire solo questo, ma non per adulare Lodetti, la questione del Messico. Anastasi sta poco bene, deve tornare in Italia, arriva a Boninsegna, ma perché far arrivare anche Prati? Cioè non ho capito perché 2 attaccanti per uno e poi sacrificare, ma ripeto, ormai acqua passata, è proprio la logica che non c'è, ne va via uno, ne viene un altro e siamo pari, anche perché forse la corsa di Lodetti sarebbe servita a quell'altitudine, perlomeno per far rifiatare qualcuno dei titolari, perché l'Italia comunque fece un buon mondiale e arrivò secondo. Ma ripeto, non è di questo che dobbiamo parlare, così come Pugliese era ancora allenatore del Foggia il 1 maggio 65, quando disse a Lodetti: Giovanni, siamo fratelli d'Italia. E quella partita la giocò per intero un altro giocatore del Foggia, che era Micelli, terzino sinistro, certo, che giocò tutta la partita a Firenze.
Ora io ti dico che nel Foggia ha fatto 61 presenze, ha fatto un gol, il 3-1 all'Atalanta, con l'Atalanta certamente non diciamo 3-1, ma uno dei ricordi più belli fu l'esordio con la SPAL. Arriva Lodetti a Foggia, gioca, il Foggia vince 2-0 con la SPAL, poi Carletto Bresciani cominciò a diventare titolare in quella squadra, che era più o meno Trentini, Cimenti, Colla, Pirazzini, Bruschini e Borgo, e poi c'era Borgo, Lodetti, Bresciani e Enzo. Questi erano più o meno i titolari di quella squadra. Sali Mediano, e quindi Borgo, Lodetti, Bresciani, Inselvini, Enzo. Facevamo anche una buona serie di risultati, ma con la SPAL io vidi Lodetti fare quello che poi mi hanno raccontato faceva dopo Falcao, cioè Lodetti giocava esattamente il suo raggio d'azione andava dalla nostra lunetta della nostra area di rigore alla lunetta dell'area di rigore avversaria, ed era qualcosa di, sembrava un giocatore una spanna sopra gli altri, come se io mi mettessi a giocare in mezzo ai bambini di 5 anni. Lui faceva di tutto di più, faceva l'interditore, faceva il cursore e faceva le assistenze, li chiamano assist in inglese. Mi ricordo addirittura due assist in fotocopia a Bordon dal fondo, col Taranto e col Piacenza, e Bordon tutte e due le volte la mise dentro facendo il tapin, il piattone dentro, e si arrampicò alla traversa. Delle immagini bellissime che mi scorrono così davanti agli occhi soltanto a parlare con Giovanni Lodetti, che una persona gli fece perdere la pazienza, mi pare col Pescara, era il fratello di Rosati che picchiava come che, e lo sì. Bello figlio lo cacciò pure fuori, quando mai Lodetti espulso, far perdere la pazienza un santo ce ne voleva, poi per fortuna Pirazzini segnò. E sono tutti ricordi che ti vengono così di getto, così come la sera in piazza Giordano, i festeggiamenti della promozione, Lodetti ancora col gesso alla gamba perché si era fratturato proprio a Catanzaro alla penultima. Quindi Giovanni sei stato grande, hai portato il Foggia in Serie A nel 76 e te ne siamo ancora grati e riconoscenti. Così come adesso mi hai fatto ricordare tu, scusa se mi do del tu, ma è il bene che ti voglio che mi porta a darti del tu. Nel 70 c'era anche il Milan dietro, ecco perché poi Suarez e Lodetti alla Sampdoria nel 70-71, perché poi Lodetti chiuse anche col Milan dopo essere tornato col sombrero dal Messico prima che iniziassero i mondiali, mi pare. Certo, ma tutto quello che hai detto è vero. Io comunque credo di avere, non è che, ma lo sento dentro, una qualità che mi sono integrato in un ambiente in cui non conoscevo, non era il mio, ma che mi sono trovato subito bene e che mi sono messo a disposizione come la società, come la squadra lo ha fatto nei miei confronti. Io mi sentivo a casa, certo, a Foggia, mi sentivo uno di loro, e che non conoscevo, ripeto, il mondo di Foggia, non conoscevo tutto l'ambiente, però mi sono trovato benissimo, sono tornato per 5-6 anni al mare da voi, ho ancora ogni tanto qualche amico che mi chiama, e devo dire onestamente che è stata un'esperienza del tutto positiva sotto ogni punto di vista, e ho trovato un calore dal punto di vista umano che in certi momenti nelle grandi città non si trova. Dunque posso solo dire di essere contento di aver partecipato a quello, ma anche voi avete dato tanto a me di essermi, diciamo così, trovato bene e a mio agio. Questa è una cosa molto bella, perché spesso e volentieri, non è che io sono un grande giocatore, però i grandi giocatori che sono nelle grandi società, nelle grandi squadre, spesso e volentieri hanno un atteggiamento diverso quando vanno con quelle piccole. Certo, io invece mi sono trovato a casa mia. Lodetti è stato un professionista serio che veramente è arrivato qui con una grande umiltà. Ma con grande umiltà è stato anche un grande leader in campo. Lui ha avuto come allenatore all'inizio Tony Atto, poi gli è arrivato Maldini, che era un fratello maggiore, perché con Cesare Maldini lui ci aveva giocato assieme. Poi quando fu mandato via Maldini e Balestri diventò allenatore, Lodetti e Pirazzini fecero una santa alleanza, veramente aiutarono Balestri a vincere il campionato. Noi queste cose le sappiamo, ci fu questa santa alleanza fra Lodetti e Pirazzini che presero il Foggia per mano e lo trascinarono alla promozione. Ma c'è un episodio che mi ricordo ancora adesso. Quando va via Cesare, chiaramente il gruppo, diciamo, che era un po' più vicino a Cesare, c'era rimasto un po' male. Però noi ci siamo trovati, mi ricordo, a pranzo a Lesina con il nuovo allenatore Balestri. E mi ricordo che con Gianni, con Pirazzini, e anche Bruschini era uno che contava Bruschini, in quel momento, certo, lì. Ecco, e ci siamo messi lì e abbiamo detto: non ti preoccupare, perché gli davamo del tu, lui allenava i ragazzi allora. Non aveva la primavera. Esatto, la primavera. Non ti preoccupare, noi veniamo su.
E così è stato, dunque c'è stato effettivamente quei due o tre mesi, mi pare che ha preso... Maldini andò via la seconda di ritorno dopo la sconfitta di Avellino, noi pareggiamo in casa col Brescia, ma da quel momento in poi vincemmo tutte in casa, tutte per 1-0 tranne il 2-1 al Piacenza, ma sempre con un gol di vantaggio, e fuori casa perdemmo solo a Modena e a Ferrara con la Spal per 1-0, pareggiando sempre fuori casa. Beh, benissimo, e allora da lì c'era questa santa unione che ha portato il Foggia a venire in Serie A, certo. E che poi dopo per tanto tempo, dopo è arrivato Puricelli e io sono venuto via, insomma ha fatto veramente molto bene, però torno a ripetere, io sono venuto giù con la convinzione di venire a giocare in una buona squadra e in un buon ambiente. C'è un episodio particolare che mi qualche volta quando ci penso mi viene da ridere, perché il presidente Fesce, quando mi telefonò perché ero stato acquistato, era venuto Toneato a Genova a convincermi per venire giù, mi telefonava e mi diceva così: se vieni qua, qui c'è l'olio buono, qui c'è il vino buono, qui si mangia bene. Poi diceva: ma con questo non posso mica andare tanto avanti, presidente, faccia qualche proposta seria, no? E infatti poi dopo ci siamo messi al tavolo, abbiamo discusso e ci siamo messi d'accordo ed è andato tutto bene, è un bellissimo ricordo anche del presidente e della sua famiglia. Giovanni, un'ultima cosa volevo dirti, siccome abbiamo aperto col ricordo dell'Italia-Galles 4-1 la nazionale, credo che tu sappia che da fine novembre Nocera non c'è più. Sì, lo so. A posto, va bene, sì. Noi lo ricordiamo sempre Nocera, spesso anche nelle nostre trasmissioni, perché è stato veramente il re dei cannonieri foggiani. Mi ricordo un episodio che non lo conoscevo ancora, però l'anno prima mi pare che il Foggia batté l'Inter 3-2. 3-2, sì, nello stesso anno, il 31 gennaio 65, vinciamo 3-2 con l'Inter. Con voi invece col Milan perdemmo in casa 2-1 e perdemmo 1-0 a San Siro, Benitez a 6 minuti alla fine fece gol. Bravo. Sì, e lui credo che in quell'occasione con l'Inter fece una partita strepitosa, fece due gol. Ecco. Fece due gol con l'Inter. Poi dopo, quando sono venuto giù, che l'ho conosciuto, però ripeto, per me parlare di Foggia e dell'ambiente mi fa piacere, perché mi sono trovato proprio bene, un calore, una partecipazione, ma soprattutto poi una tradizione che si giocava bene al calcio, insomma, ecco. Va bene, il tempo è tiranno, io porgo il fazzolettino di carta a Peppino per asciugare le lacrime del ricordo di Giovanni Rodetti. Passo a salutare gli ospiti. Ce ne sono ancora tantissimi di episodi, voi non dovete fare altro che quando avete bisogno di chiamarmi, che io parlo volentieri e sto volentieri con voi. Guarda, Giovanni, per noi è un piacere davvero poterti ascoltare, perché sei un pezzo importante della storia del Foggia, è una grande persona. Ti ringraziamo per essere stato con noi ospite del Diavolo nell'Acqua Santa. Grazie a voi e vi auguro naturalmente una buona giornata e un saluto a tutti gli amici e naturalmente a tutta la gente che si ricorda e anche quelli che sono arrivati dopo, e buon divertimento. Io mi auguro che il Foggia piano piano riesca a risalire ancora e stare nelle categorie in cui gli compete. Grazie Giovanni, a te va l'applauso dal nostro studio. Un ringraziamento e un saluto a Giovanni Rodetti. Noi siamo in chiusura, dobbiamo salutare gli ospiti. Inizio come sempre dal nostro grande Peppino Baldassarre. Arrivederci. Vi saluto, ma vi ricordo, c'è anche Don Luigi, la data del pellegrinaggio, che sarà dal 27 giugno al 3 luglio. Vi aspettiamo, arrivederci. Salutiamo anche alla mia sinistra lo Sporting Team di HD e di Sant'Agata. Con Alessandro Sciarappa, c'è qualcosina da dire nel finale? Ma nel nostro spazio abbiamo messo una piccola cosa, ecco, che ci va di sottolineare. Tu hai parlato giustamente di aspetto educativo prima, e io vorrei mandare un messaggio nel mio piccolo a tutte quelle società che anche nei campionati giovanili provano a vincere attraverso ricorsi o altro. Cerchiamo di dare un messaggio bello e pulito dello sport. Non si vince con i ricorsi o andando in federazione o queste cose qui. Le vittorie si conquistano sul campo, a tutti i livelli. Un in bocca al lupo ad Alessandro Sciarappa, anche la nostra Maria Rosa, in bocca al lupo. Scrivi il lupo. Al nostro Tommaso Scisco. Grazie per l'ospitalità, buona serata. E naturalmente al grande Dino La Cecilia, che non solo è attore ma è anche regista di cosa? Dell'ultimo spettacolo della stagione del Piccolo Teatro, spettacolo che è partito proprio sabato 13 al Piccolo Teatro e si chiama Umong, scritto da Enzo Marchetti, diretto da me,
davvero un bellissimo spettacolo. Di cosa parla? Alettiamo la gente. È una farsa che chiude la stagione all'insegna del litigio, simpatico chiaramente, di una giovine coppia di sposini. E tenete conto che è stato scritto l'originale di questo testo, da cui è stato tratto poi l'adattamento, è stato scritto alla fine dell'Ottocento, quindi immaginiamo che i problemi fra le coppie di giovani sposini erano quelli 100 anni fa e probabilmente sono rimasti gli stessi, però alla fine chiaramente solo che adesso avvengono su Facebook, ecco. C'è il lieto fine ed è terribile. Colgo l'occasione, oltre che per invitare i nostri, non dico telespettatori, sottolineo che il nostro teatro è aperto soltanto ai soci, quindi per poter assistere ai nostri spettacoli è essenziale diventare soci, perché noi siamo un'associazione. Sottolineo una cosa, rubo altri 10 secondi, la storia triste dei controlli che sta flagellando, i controlli che stanno flagellando le strutture teatrali e di associazione e professionistiche come altri teatri, che è una cosa veramente brutta nelle modalità nelle quali stanno avvenendo. Oltretutto, immaginando che Foggia ha tantissimi altri problemi molto più gravi che non vengono assolutamente risolti. Con questo la polemica si chiude, dicendo che è giusto che si facciano i controlli nelle strutture e per la sicurezza e per gli accertamenti amministrativi, ma cortesemente che avvengano in maniera non così coercitiva e così improvvisa, ma perlomeno instaurando un dialogo tra le realtà, in modo da poterci mettere poi tutti quanti ad un tavolo di lavoro e cercare di risolvere i problemi. Grazie alle istituzioni e grazie a tutti gli altri colleghi e operatori dello spettacolo. Grazie a voi che ci avete seguito in questa puntata. L'appuntamento adesso è rinnovato per martedì prossimo, all'indomani della partita decisiva per i playoff, anche se qui Diavolo e Acqua Santa si sono divisi sulla partecipazione o meno del Foggia, contro il Monospolis. Quindi appuntamento a martedì prossimo, ore 14:45, sempre su Teledauna. Ciao!